Stasera, dopo il viaggio del perdono, facciamo un altro viaggio e stavolta andiamo a latitudini lontane, quasi immaginarie. Andiamo in un posto che è in Perù, però confina con la Polonia. E tutto questo lo dobbiamo al regista, Cesar Miranda, a cui chiedo un applauso, per favore. Cesar Miranda, autore del film La era olvidada, che è nella selezione dei lungometraggi. Grazie per essere qui, Cesar. Grazie. Ma non sei solo, so che con te c'è sì. una delle interpreti. Agata Turco, per favore. Buonasera e Buonasera. Benvenuti a Ischia. C'è sempre... Io parlerò piano. E forse non sarà così difficile capirsi. La era olvidada, l'età, l'epoca dimenticata in qualche modo, è stato uno dei film che noi abbiamo amato della selezione per una ragione molto semplice. Credo che una delle cose più belle con cui il cinema ha una relazione sia una materia che nelle scuole ora è un po' dimenticata, appunto, che si chiama la geografia. E la geografia non è solo le mappe, non sono solo i confini, non sono solo i territori, ma la geografia è proprio la scrittura del mondo, perché ciascuno di noi occupa un posto in questo mondo, si dice venire al mondo, appunto. E la cosa, una delle cose più belle in questa sorta di prologo che vi diamo alla visione, non possiamo dire troppo, è quella di renderci conto che Cesar in qualche modo ci ha regalato un'idea di mondo sua, che è forse una delle cose di cui tutti i registi dovrebbero fare dono, non solo di narrazioni, di storie, ma di terre della propria fantasia. Quindi volevo chiedere a Cesar, in qualche modo, anche se adesso lui è fisicamente qui a Ischia, in questa cattedrale meravigliosa, dove è stato per poter immaginare tutto questo nella era olvidata? Buonasera. Well, for me, as I told before, the film came from my own experience as at the beginning as a film student in Poland, and from there start to grow the idea to put these two experiences together. But also, I always love, even since my childhood, to create worlds, fantasy or epic or something. So I was very sure that I don't want to do it like realistic film. I want to create something, but was very complicated, no? How I could mix this Poland and Peru in the same, you know, area, in the same film. And then little by little, I start to discover, because of the locations, first I discovered this amazing castle in Poland that we shot, and also amazing rock forest in Peru, a natural beauty that we have there. And then I start to figure out how the human beings live in these two magnificent places, but also very big, outside from human scale. So how they could feel like, you know, both places are made for giants, but even so, and that starts to grow something in me, in my head, in my mind, how to build it. And of course, when I create the characters with the actors, little by little we start to be very much influenced by these both realities. And almost at the end of the screenwriting process, I remember something, and I live it also, that even so, these two countries, two realities, are very far geographically. The people, the personalities in some ways, my friends, etc., we were in some ways always connected. We are not so different. So that helped me a lot also during this filmmaking process. Translate, please. Mm-hmm. Lovely. Thank you.
Buonasera, beh, per me, come già detto prima, il film nasce dalla mia esperienza personale. Da peruviano e poi studente in Polonia ho avuto questa idea di fondere i miei due mondi, per così dire. Ma soprattutto fin dall'infanzia devo ammettere di aver voluto creare mondi con la fantasia. Infatti il mio scopo, cioè sapevo già di non voler mai creare un film realistico, ma di voler creare qualcosa, quindi un connubio tra Polonia e Perù, due realtà molto diverse anche dal punto di vista geografico, e l'idea è nata, poi si è evoluta grazie alla scoperta delle location. In Polonia c'era un castello meraviglioso che è il luogo anche dove abbiamo girato, che poi ha trovato il suo pandan naturale nella foresta di pietre, un luogo meraviglioso in Perù. E poi ho pensato al fatto che l'essere umano si è insediato in entrambi i luoghi, vive entrambe le realtà, però sono posti anche che sono al di sopra dell'essere umano, cioè sono qualcosa di più grande, non solo per l'essere umano, per la persona, ma sono quasi da per giganti. E il tutto è incominciato a lavorare nella mia testa, ho voluto creare qualcosa di nuovo, rendendomi conto nel frattempo comunque che con la scrittura avrei potuto unire persone, fondere mondi, amici, caratteri che avevo dentro di me, e che comunque alla fine siamo tutti connessi, non eravamo mai realmente lontani, c'è questa comunanza che insomma comune all'essere umano. Grazie. Faccio una domanda anche ad Agata, perché siamo felici che ci sia anche un'attrice di qui della Era Olvidada. Ci sono due parole chiave nel discorso di César: una è realtà e un'altra è fantasia. C'è una sottile linea antitetica tra le due, ma è questa la cosa più bella del vostro film. Spesso gli attori soffrono della realtà dei loro personaggi, la subiscono, gli vengono inferti dei colpi feroci perché la realtà è feroce, ma anche la fantasia è feroce. Allora, da spettatore in questo caso, ma anche da regista lo chiedo, come si fa a lavorare con un ruolo così delicato in un film fantasy, però zeppo di realtà, collegando la realtà alla fantasia, senza subire entrambi? For me, as in, maybe not, for my character, for her, there is no, for her, the world is real. And so she believes in everything. It's not, it's something imaginary. So everything for her has to be specific. And I think for me as an actress, I also have to think about it like in this very specific, clear way, and to have everything in my imagination. And César was a great help because his idea was very clear for me, and he helped me a lot. But I think the most challenging thing was that I only took part in the shooting in Poland and not in Peru. So I had no idea how the world would look like, the rest, the main part of the movie. So yeah, I had to believe myself and believe that I could create it in my mind and make it real, this imagination, this fantasy world, make it real and very very clear. Partiamo dal mio personaggio. Per il mio personaggio il mondo è reale, non è qualcosa di immaginario, è qualcosa di ben preciso, ben specifico. Per me come attrice ho dovuto pensare in modo chiaro, quasi trasparente, e trasporre la mia immaginazione poi nella realtà concreta, calarmi nella realtà. E César mi ha aiutato molto con le sue idee, aveva un immaginario ben preciso, mi ha sostenuto. La parte forse più difficile per me è stata dovuta al fatto che ho girato soltanto in Polonia, quindi non conoscevo il resto del mondo, anche immaginario, concreto, che insomma si è svolto in Perù, è la parte preponderante del film.
Ad ogni modo questo mondo poi ha dovuto assumere contorni di concretezza per me e quindi ho dovuto appunto vivere in qualche modo, esperire l'immaginazione per poi riuscire a crearlo e renderla reale. Bene, grazie. Many thanks. Grazie mille, facciamo un applauso ai nostri ospiti. Essere qui fermi perché abbiamo un piccolo omaggio anche per i nostri ospiti. Sta arrivando qui, avete un segnale per favore dove dovete stare per far sì che le foto siano perfette. Io mi defilo. Un po' più avanti così si vede. La geometria e la geografia. Grazie ancora in questa splendida notte ischitana, buona visione a tutte e tutti, grazie per essere stati qui.